volto gentile della Juve fa un passo di lato dopo 8 anni irripetibili punto e con un percorso professionale straordinario nella sua apparente normalità. Beppe Marotta a 61 anni ha conosciuto il calcio da tutti gli angoli punto salendo dal basso il manager varesino ha ottenuto risultati robusti a Venezia, con all'Atalanta e soprattutto alla Sampdoria. In blu cerchiato ha cominciato a pensare in grande al fianco di un imprenditore navigato come Riccardo Garino. Quando nel 2010 approda a Torino la famiglia Keltan gli affida il compito di affiancare il promettente Andrea Agnelli, allora 35 anni, nel delicato compito di ridare alla Juve lo smalto degli anni 90. I fatti dicono che la missione è riuscita in pieno. L'apostrofo uomo chiave del presente Juventus, Fabio Paratici, è una sua creazione. Sì, perché Marotta lo scelse come capo scout a Genova e lo portò a Torino con sua squadra. Il tempo ha detto che alla continuassa il boom del fatturato è andato di pari passo con i successi sul campo, e nella fortunatosa crescita dell'azienda bianconera ci sono le mille accortezze della gestione Marotta, che ha sempre puntato sul lavoro di team punto non solo nel settore tecnico, ma anche negli altri ambiti. L'attenzione, ad esempio, per creare uno staff che curi la parte atletica è figlia degli anni di Varese in cui Accelli e Sassi aprirono strade innovative nella preparazione. Allo stesso modo ha curato la qualificazione professionale dei propri collaboratori, giovanili compreso. E per non farsi mancare nulla c'è anche un gruppo di psicologi per aiutare i tesserati ad evitare lo stress. Negli ultimi mesi si erano rincorse le voci sul raffreddamento nei rapporti tra i vertici juventini. Di sicuro Marotta sente lo stress e avverte l'esigenza di dare alla propria carriera nuove prospettive. Un dirigente di questa levatura non è pensabile che rimanga a lungo senza l'ausilio. Nei mesi scorsi qualche solletico è già arrivato, ma lui ha preferito completare col sorriso la sua esperienza a Torino. Del resto in questa splendida cavalcata si è ritagliato uno spazio speciale. I suoi modi garbati, il suo buon senso hanno rapito le simpatie del popolo juventino. E il rispetto degli avversari. Nei giorni scorsi si è parlato anche di una sua candidatura per la presidenza federale, ma è un'ipotesi tramontata subito. Marotta ha energia e capacità per mettere a disposizione il suo know-how in un club di alto profilo. È presto per dire chi se lo assicurerà, ma l'elenco è ristretto. Facile che a farsi avanti sia proprio chi ha più risorse e ambizioni per contrastare la strada all'inarrestabile Juve.